Massimo Bitonci presenterà un'interrogazione al ministro Carrozza in merito ai tagli nella legge di stabilità in merito alle scuole paritarie. Perché? Che cosa prevede? Ma noi sia in Veneto che in Lombardia, in Piemonte, in tutto quanto il nord, in Emilia-Romagna, in Friuli, in Trentino, abbiamo migliaia di associazioni di scuole paritarie che svolgono un ruolo importante. Sono scuole, fanno attività di insegnamento ai nostri ragazzi e lo fanno al posto dello Stato, quindi svolgono un importante ruolo di carattere educativo e sociale. C'è sempre stato un contributo statale, giustamente, perché se no questo ruolo avrebbe dovuto svolgerlo direttamente lo Stato. Questo contributo negli anni si è assottigliato, però quest'anno il taglio è molto importante, un taglio del 25%, che quindi non dà la possibilità a queste scuole di andare avanti nella loro gestione. Questo costo ovviamente dopo verrà riversato negli utenti, nei cittadini, nei ragazzi che frequentano queste scuole. Io penso che ci sia libertà nel diritto di studio e che quindi, come esiste una contribuzione per la scuola pubblica, deve essere giusto e corretto che ci siano dei contributi anche per le scuole paritarie. Quindi noi presentiamo questa interrogazione, ma continuiamo a fare una dura lotta in aula a favore di tutte queste associazioni. Molte di queste sono cattoliche, cristiane, comunque religiose, che svolgono un importante ruolo nella società.